Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Prima di iniziare, voglio mostrarti un'ulteriore location, cioè l'ingresso della mia casa. E questo murales l'ho dipinto io, come quello che hai visto nel video di ieri. Perché, come ben sai, io dipingo, quindi ho voluto dare un tocco originale e unico alla mia casa. Prima di iniziare con l'argomento del filmato, voglio ricordarti che sabato alle ore 15 ci sarà la live, quindi non mancare. Inoltre vorrei che ti iscrivessi al canale se ancora non l'hai fatto. Ti invito a regalarmi un like se quello che vedrai ti piacerà e a condividere quest'ultimo sui social. In questo modo aiuterai il mio canale a crescere, a farmi conoscere, dato che e il mio canale è piccolino e quindi ho bisogno di visibilità il più possibile. Giorno 13 maggio sarà la festa della mamma. Ti devi immaginare che pensavo fosse l'8 maggio e credo in molti che la pensassero come me. Voglio fare una tematica e dire come la penso in generale sulla figura della mamma, o per meglio dire nella figura genitoriale. Parto dal presupposto che secondo me non si è genitori solo quando si concepisce un figlio, ma quando lo si cresce, si passano dei momenti assieme a lui, lo si conosce alla perfezione. Sinceramente vedo molto spesso madri che si definiscono tali solo perché appunto hanno messo al mondo un bambino. E poi magari non ci sono per tutto l'arco della loro vita, oppure li abbandonano, li maltrattano, eccetera. E lo stesso vale per la figura del padre, non sto parlando solo della figura materna. Ancora io non sono genitore, però da quanto so, giustamente, vedendo i miei genitori quanti sacrifici hanno fatto per crescere me e mia sorella, posso affermare che il mestiere dei genitori è il più difficile al mondo. Voglio ribadire il fatto che non sono qui a fare la morale a nessuno perché non sono esperta in materia, però posso dire, affermare di essere stufa, per esempio, di vedere al telegiornale avvenimenti atroci come l'uccisione di figli o viceversa, appunto, l'uccisione dei genitori da parte dei figli. Il mondo va ormai a rotoli, però posso dire per fortuna che c'è anche l'altro lato della medaglia. Io, per esempio, mi ritengo molto fortunata ad avere due genitori che amano me e mia sorella infinitamente, ci hanno dato sempre di tutto e di più. Sono cresciuto con dei principi e dei valori e spero un giorno anch'io di essere una buona madre. Detto ciò, vediamo cosa potremmo preparare per questa occasione, ma ricordiamoci che un semplice ti voglio bene giornaliero e quotidiano può rafforzare il legame tra noi e i nostri genitori. Come sempre, per ogni piatto che ti suggerirò, troverai il link qui in alto nelle schede, così se vorrai potrai andare a dare un'occhiata ed in caso prepararli. Aspetto numerose foto che mi puoi mandare tramite email o in direct su Instagram, trovi i contatti sempre giù nell'info box. Come antipasto ho scelto le roselline di zucchine aromatiche. Dato che siamo a maggio e il fiore di questo mese è la rosa, ho scelto questo tipo di antipastino sfizioso e semplice da realizzare. Come primo invece ho optato per lo sformatino di riso e salmone. Alla fin fine è un semplice risotto, però chiave e moderna e presentato in modo elegante.
Come secondo ho scelto sempre di riallacciarmi sia al primo che all'antipasto con i calamari con verdure. Quindi sempre a base di pesce, è una pietanza molto leggera, però allo stesso tempo gustosa e saporita. Infine, come dolce, non potevo che scegliere la crostata con marmellata di albicocche. Che è il dolce preferito della mia mamma, quindi non ho avuto dubbi. Bene, il video termina qui, spero di averti tenuto compagnia e di averti dato delle nuove idee. Auguri a tutte le mamme del mondo. Cara mamma, sei tutto per me, sempre presente nel mio cuore. Nessuno potrà mai superare l'affetto che provo per te. Sei il fiore che alimenta la mia fantasia e che mi regala ogni giorno felicità. Sei unica al mondo e senza di te la mia vita non sarebbe così bella. Mi dai tanta forza e coraggio, è proprio per questo che voglio urlarti: auguri mamma, ti voglio bene. A presto, bacioni.